Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech sezione bimbi. Ciao ragazzi. Che cosa vogliamo farvi vedere oggi? Intanto abbiamo acceso il bimbi, approfittiamo per dire questa cosa, facciamo una parentesi in questo video. Abbiamo acceso il bimbi e ci ha segnalato che c'era un aggiornamento. Gli abbiamo dato l'ok, è partito automaticamente, quindi in questo caso avete visto o intravisto anche come avviene l'aggiornamento del bimbi. Fa tutto in automatico, una volta che è finito... Basta. L'importante è non staccare la presa dalla corrente e assicurarsi che la connessione ad internet al wifi sia stabile. Lo effettuerà tutto lui da solo, automaticamente voi accetterete semplicemente di fare l'aggiornamento. Quest'oggi volevamo parlarvi di una ricetta, o meglio di una funzionalità del nostro bimbi, che è quella del sottovuoto, la cottura in sottovuoto. Cosa prevede? Come potete vedere abbiamo qui la nostra macchinetta e i sacchetti per cucinare i nostri alimenti in sottovuoto e volevamo prepararvi un roast beef. Qui c'è il nostro pezzo di carne. Attenzione, la macchinetta sottovuoto e soprattutto accertatevi che i sacchetti che utilizzerete per cucinare le vostre pietanze siano resistenti alle alte temperature, siano adatte agli alimenti e soprattutto siano BPA free. Cosa vuol dire? Vuol dire che non rilasceranno delle sostanze tossiche durante la cottura. Cominciamo con la nostra ricetta. In una padella antiaderente sciogliamo una noce di burro e adagiamo la nostra carne in modo da sigillare tutti i lati e contenere al suo interno tutti i succhi. La nostra padella è già bella calda, adagiamo la nostra carne. Questo è un pezzo di scottona piemontese, il pezzo è lo scamone. Fiamma bella alta, qualche minuto in modo tale che si rosoli per bene. Vedete com'è bella rosolata? Dobbiamo fare così la stessa cosa per entrambi, per tutti i lati della carne. Quando vedete che è bella rosolata, stoppate. Lo teniamo da parte un quarto d'ora per farlo raffreddare un momentino. La nostra ricetta prevede di mixare, di frullare, sminuzzare salvia, sale, pepe e rosmarino in un mix perfetto. Io l'ho già preparato, così all'occorrenza ce l'ho sempre pronto. Vediamo come procedere. Adagiamo un po' di mix di spezie, di sale e spezie. Prendiamo la nostra carne. E massaggiamo delicatamente in tutti i suoi lati il nostro pezzo di carne. Procediamo a insacchettare il nostro roast beef. Prendo il rotolo del sacchetto per sottovuoto e lo taglio più o meno a misura che mi serve. Forse sono stata un po' troppo abbondante. Comincio la sigillatura alla macchinetta. In questo modo, in questa parte verrà fatta la prima sigillatura. Si spegne la luce, infiliamo da quest'altra parte il nostro pezzo di carne e andiamo a sigillare e a mettere sotto vuoto l'altro lembo. Guardate come è andato tutto in sottovuoto perfettamente. Adesso procediamo a cuocerlo all'interno del nostro bimbi con il nostro accessorio coprilame. Posizioniamo il nostro coprilame all'interno del nostro bimbi in modo tale che le lame non andranno a contatto con il sacchetto e così non lo taglieranno. Andiamo avanti, inseriamo nel boccale 1,5 litri di acqua. Aggiungiamo un po' di succo di limone per far sì che non si ossidino le lame. Posizioniamo il nostro coperchio col misurino e scaldiamo l'acqua per 10 minuti a 60 gradi, velocità antiorarie. Inseriamo il nostro sacchetto all'interno del boccale, stando ben attenti perché l'acqua è calda, e assicuriamoci che l'intero sacchetto sia tutto sommerso appunto dall'acqua. Aiutiamoci magari con delle pinze. Ok, come vedete è sommerso dall'acqua. Richiudiamo, posizioniamo il misurino e per 5 ore a una velocità costante di 56 gradi
il nostro roast beef cuocerà. Ecco a voi il nostro pezzo di carne in sottovuoto, il nostro roast beef dopo 5 ore di cottura. Adesso procederemo a tagliare il sacchetto e a porzionarlo. Apriamo il nostro sacchetto, ci sono all'interno tutti i liquidi e le spezie. Io l'ho messo anche un po' in frigo, così si è raffreddato per bene. Procediamo a tagliarlo, se avete l'affettatrice ancora meglio. Ragazzi, guardate che colore ha la carne. Uno spettacolo. Tagliatela sottile sottile, conditela con olio, sale e pepe, sarà una bomba. Questa è un'ottima ricetta da preparare il giorno prima, anche 2 giorni prima, e tenere il sacchetto in frigo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!